Ciao a tutti, oggi 23 novembre 2021 penso sia una delle giornate più belle a livello fumettistico, a livello di passatempo della mia vita. Non posso dire la più bella di vita perché ricordiamo che il fumetto è un passatempo, il fumetto è un oggetto, è carta disegnata, certo, ma rimane non l'elemento di vita, ci sono pensieri ben più importanti, però. Questo video vuole essere un ringraziamento a tutti voi all'ascolto, ma in particolare a una persona, a Gustavo. Gustavo è un signore che circa 15 giorni fa mi ha scritto una mail che ometterò di farvi leggere perché ha anche una serie di dati sensibili, personali, quindi non voglio entrare in querelle strane. Dirò solamente che si chiama Gustavo il signore perché non sarebbe giusto dire altro. Che mi scrive ciò? Voi immaginate, ora ve lo dico, voi immaginate di essere a lavoro, essere a scuola, dopo una giornata stancante. Io ricordo quel mercoledì fu stancante perché tornai a casa alle 7:30, pioveva, ero stanco, avevo avuto programmazione scolastica, essendo io un insegnante, seppur ancora non di ruolo alle elementari, si sentiva proprio questa pesantezza della giornata, proprio perché la vicepreside era molto arrabbiata, non con me, ma un po' con la situazione negli ultimi mesi, quindi ripeto, non con me, ma in generale. Però questa pesantezza l'ho portata pure a casa nei giorni a venire, e un po' ce l'ho ancora, sono sincero. Sento un pochino di stress, però quel giorno lì un fulmine a ciel sereno, un colpo di fulmine in mezzo a una tempesta, di quelli che però fanno bene. Come mi diceva proprio Gustavo in una chiamata recente. Perché mi scrive dicendo: ti ho scelto, ovviamente estremizzo sinteticamente, per avere, possedere la mia collezione di Topolino. Io, immaginate qualsiasi cosa avessi in mano caduto per terra, me compreso quasi. Però poi nell'attimo dopo ho detto: wait, aspetta, ma è uno scherzo? Io l'ho anche scritto, ma è parte della serie di risposte, ma è uno scherzo, non mi far perdere tempo. Questo era il concetto del mio messaggio, no? Lui era serio, lui è rimasto serio fino ad oggi, dopo 15 giorni. Forse l'ho messo anche un po' in paranoia perché a quel punto io rimanevo curioso giorno dopo giorno, volevo davvero capire se questo giorno sarebbe mai arrivato. E oggi siamo qua. Io apri questo spazio su YouTube non per guadagnarci a livello economico, ma per guadagnarci a livello affettivo. Per me è uno sfogo, un passatempo. Tante volte sono un pochino stressato, annoiato dalla vita, e allora cosa faccio? Faccio un video e cerco di sfogarmi, di dare vita tramite due mani, una bocca, un treppiede, un telefono a quella che è la mia passione, quindi condividendola con voi. E questo spazio è gratuito, ognuno può entrare a vedere questo video. Io non guadagno nulla da esso, né in termini economici e né in termini di notorietà, non sono nessuno. Io non mi sarei mai aspettato questa situazione, mai nella vita, per quanto mi rendo conto che a tanti YouTuber, a tanti content creator già è successo di ricevere un dono, di ricevere un regalo. Ma io, quando li ho visti oggi e quando li ho pregustati nelle ultime 2 settimane, mi sono detto: ma davvero io mi merito 54 kg di fumetti gratuiti? Perché io non ci ho speso niente. Io ho ricevuto questo dono da parte di Gustavo, tutto a spese sue. Mi sdebiterò prima o poi, ma questo ne parlerò con lui. E ho già un'idea, ma vabbè, poi avrò modo di vederlo di persona, eccetera. Lui mi ha donato non solo quello che a livello fumettistico è ciò, cioè della carta, dei disegni, del topolino, ma una parte della sua vita. Lui giovanotto al tempo, ma secondo me anche tuttora, piuttosto pieno di vita, carico di sé, io l'ho potuto conoscere da WhatsApp, videochiamata, una splendida persona, assolutamente, all'infuori di ciò, è veramente colta, un nonno che tutti vorrebbero, ecco, anche per intenderci come età. E lui era giovanotto, anche se lo è tuttora, ripeto, negli anni 40, 50, 60 anche, e mi ha raccontato un po' della sua vita fumettistica. Poi vabbè, magari si è un po' distanziato, anche perché è subentrato il lavoro, la famiglia, i figli, i nipoti, e poi sono passioni che magari rimangono nel cuore, ma
non più fisicamente te le senti di andare avanti. E lui quindi si è fermato negli anni 60-70, magari comprando qualche fumetto qua e là. Adesso io non vado ad aprire oggi questi pacchi perché io ritengo che prima ancora di divertirci a spacchettare, anche se io, vedete, questo ho il taglierino in mano, ho giusto sfilettato l'apertura per dargli un po' d'aria ai fumetti, perché magari sono tanti giorni che sono nelle scatole, io ci tengo, quindi solo questo ho fatto, non ho davvero fatto nient'altro, ve lo posso garantire, non so niente, non so se c'è carta, di che entità, non so le condizioni dei fumetti. Posso pure immaginare cosa c'è e posso darvi una piccola anteprima. Fumetti di Topolino degli anni 50-60. Ecco, immaginate uno come me, a 23 anni, quasi 24, di avere questa grande passione e di ricevere dei fumetti gratuiti in dono da uno sconosciuto, grazie a uno spazio anch'esso gratuito che è questo dove vedi il video, che mi mancavano, che andranno a far parte della mia collezione. Io non, davvero non mi è chiaro ancora il come io venni scelto, perché presumo che Gustavo abbia ipotizzato di dare questa roba, questo piccolo tesoretto a figli, nipoti, però magari poi ha visto il poco interesse e ha detto cerchiamo un'altra persona. Però veramente è arrivato a fidarsi anche nella spedizione di uno come me, che non conosco, che ha tanti anni in meno di lui, con tutto il rispetto ovviamente, e di donarmi ciò. C'è una persona mai vista, una persona che magari non vedrò mai, io mi auguro di sì. E si è completamente affidato a me e io a lui. E davvero, per me questa è un'emozione unica in termini di passatempi, in termini di non di vita, perché sono altre le emozioni di vita, sono a volte anche solo una carezza, un gesto, uno sguardo, può essere più importante di qualsiasi altra cosa. Però rimanendo in questa passione, in questo mondo, questo credo sia il più bel momento della mia vita. Non solo, ripeto, per la collezione che non so in quanti numeri aumenterà, anche perché non mi interesseranno le condizioni, io non venderò nulla di ciò. So già che ci sono dei fumetti che avevo, ma non rivenderò niente. Tutto ciò che sarà doppio me lo terrò alla pari di tutto quello che non ho ancora e che tutt'oggi invece posso dire di avere. E mi sono perso, ma scusate, ho veramente ho troppa roba in testa, vorrei anche aprirli, ma non ho il tempo. Ho voluto dedicare questo video solamente per rendervi al corrente di ciò. Io ripeto, che siano strappati, brutti, colorati, in ottime condizioni, non lo so. Non lo voglio sapere per il momento, lo scoprirò insieme a voi. Ma se c'è davvero quello che mi ha scritto, probabilmente mi scioglierò davanti a voi. Questo spazio l'ho creato con una frase, che magari è molto sottintesa, ma voglio specificarla. Questo spazio qui su YouTube terminerà di esistere nel momento in cui avrò tutto il Topolino. Non sarà questa ovviamente l'occasione, non è che io assolutamente, non immaginatevi ciò, non voglio sviarvi, rimanete sul mio discorso. Però sappiatelo, ecco, l'ho detto già anni fa, 2 anni fa quando aprì questo canale, terminerà perché è stata proprio la prima frase che mi è venuta in mente. Io apro questo mondo di YouTube solamente per condividere i miei traguardi con la collezione. Nel momento in cui essa terminerà, non avrò più nulla da dire. Questo può essere brutto, rozzo, buttato lì, ma rispettate la mia scelta. E poi aprì appunto questo spazio solamente per condividere la mia emozione, i miei sentimenti, la mia passione. Con te che hai 20, 10, 30, 90, 5 anni. Mi sono reso conto a volte di parlare con un bambino di 6 anni, perché lo conosco, prima elementare, 6 anni, guarda il mio video e non so cosa possa pensare da questo in realtà. Ma penso che chiunque, a qualunque età, non riesca bene a percepire, ma neanche io in realtà,
ciò che è successo, ciò che mi sta accadendo. Boh, non so davvero più cosa dire, spero di aver inquadrato la situazione. Io ho già registrato un'altra serie di video, tanti, tanti video, tanti momenti da condividere con voi, di quello che possiedo, di quello che ho letto di recente, e ve ne parlerò con chi gradirà farlo. Però adesso mi sa che avrò bisogno di un momento di stop, un momento di pausa, perché quello che è accaduto è qualcosa di unico, neanche raro, unico, unico al mondo probabilmente. Una persona che dona la sua collezione, grande o piccola che sia, 54 kg, fate voi, a me, a uno sconosciuto, a una persona che non ha mai visto prima e che boh, spero di vedere, ma che potenzialmente mai vedrà. Ecco, io non so se l'ho appena detto, non mi ricordo, solamente questo cutter in mano, l'ho solo sfilettato, li ho aperti per, come i pesci, no? Che si levano le lische, solo per fargli prendere un po' d'aria. Adesso il passo successivo è aspettare qualcuno che mi faccia un po' da cameraman per fargli vedere ciò che c'è qui dentro e vederlo anch'io, perché non lo so, e vi garantisco che non lo saprò fino a che non vedrete anche voi il video. È il momento in cui appunto io andrò a registrare. Vi ringrazio, ti ringrazio Gustavo, perché non hai acceso la mia passione, già ce l'avevo, io ieri, 20 giorni fa, un mese fa, avevo la stessa identica passione, lo stesso identico amore per Topolino, per il fumetto, per il collezionismo, per il mondo che c'è, perché il fumetto non è solamente la carta, ma è anche tutte quelle persone che lo leggono. Io grazie a questo spazio ho potuto conoscere tantissime persone, bambini, ragazzi, adulti, con cui tutt'oggi mi sento e posso definire amici a distanza. Per cui YouTube è fantastico per me, permette ciò. Poi sarebbe bello, certo, che non ci fosse questa distanza fra me e voi con un telefono, ma si potesse anche parlare, o come di quello ho fatto, vi ho conosciuto di persona, sarebbe molto più bello, però è un compromesso. Dunque, io ulteriormente ringrazio coloro che mi seguono, che hanno questa passione, questa pazienza di seguire uno, che io mi definisco anche piuttosto impacciato, nel modo di parlare, nel modo di vivere, anche le situazioni più banali. Spero, ecco, di far cosa gradita un domani facendovi vedere ciò, non so quando, spero veramente nel breve tempo possibile. E mi permetto di scombussolare un po' magari la routine di questo spazio YouTube, perché io adesso ho già una serie di contenuti precaricati che usciranno ogni domenica per ancora circa un mesetto, per cui avete materiale pronto ancora per un po', però adesso io ho bisogno di leggere ciò, di guardare ciò, di anche farvi dare uno sguardo più approfondito a ciò che sarà qui dentro. Dai, voglio farvi un regalo, cioè un regalo ovviamente virtuale. Voglio prendere a caso un fumetto, ma veramente, guarda, non voglio manco vedere cosa c'è oltre, ok? E farvi capire di cosa stiamo parlando. Poi la smetto. Stiamo parlando di questo. In questo caso il fumetto è perfetto, per cui anche un odore particolare. Non dico perché se parlo, il video durerebbe ancora delle ore e non è questo il mio scopo. Però stiamo parlando di questi fumetti, che magari ho avuto la fortuna di beccarlo così perfetto, eh? Non lo so. Possiamo anche vedere il prossimo, se vi va. Se vi va, guardiamo anche il prossimo. Cioè, secondo me è un numero che non avevo. Il numero 379. Perfetto, ragazzi, è perfetto. Del 3 marzo 63. È meglio che chiudo il video, perché se veramente lo tengo ancora troppo acceso, rischio davvero di perdermi. Adesso ripongo senza neanche troppo guardare ciò che c'è. Boom. Dovrò ancora attendere che arrivi qualcuno che mi possa fare da cameraman. A presto, davvero. Per me questo è un punto di svolta.
veramente a livello collezionistico, a livello anche di questo spazio. Grazie, davvero. Grazie Gustavo, sei una persona d'oro, splendida, sei una persona che ha creduto in me, e credere in me non è facile, perché non è detto che io porti questi risultati attesi, ma ci provo. Proverò, anzi ci riuscirò, a rendere questa tua collezione non solo più una parte di te, che comunque rimarrà sempre tua, per dire, ma una parte anche di me. Te lo posso garantire, dal profondo del mio cuore. Ciao, grazie.